professor Ascirto, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, ha detto che il farmaco testato a Napoli è una promessa. Ha anche annunciato che l'AIFA sta compiendo gli ultimi rilievi prima di avviare un protocollo nazionale. Innanzitutto le chiedo come ha colto la notizia di queste attenzioni e quali saranno i prossimi passi. Ma ci fa piacere che l'Istituto Superiore di Sanità, come noi, ritiene che questa sia una strategia molto importante. In questo momento stiamo avendo dei dati molto promettenti. Noi abbiamo un cauto ottimismo, perché poi la sperimentazione e tutti i dati che arriveranno dall'uso che se ne sta facendo ovviamente chiariranno per bene. Il cauto ottimismo è generato dal fatto che abbiamo delle notizie che il farmaco funziona. Per quanto riguarda i nostri pazienti, abbiamo trattato ieri 10 pazienti, abbiamo dati su 6. Di questi 3 sono migliorati, di cui uno, quello trattato sabato scorso, 7 giorni fa. L'altro ieri ha fatto un attacco che ha mostrato un miglioramento importante. Addirittura oggi si pensa di stubarlo, gli altri 2 stanno andando in questa direzione. Degli altri 3, 2 sono stabili, uno è stato rifatto il trattamento nella giornata di ieri, uno purtroppo è morto perché ha avuto una progressione della malattia poche ore dopo dall'infusione, quindi aveva una situazione già abbastanza complicata. Vediamo oggi tra un po' come sono andati gli altri 4 che hanno iniziato ieri. Tra l'altro ieri sera parlavo con il dottor Giancarlo Titolo di Fano, che mi diceva che su 11 pazienti che loro hanno trattato, 8 hanno avuto un miglioramento nelle 24 ore. In questo momento c'è una rete tra di noi. Quello che sembra è che il trattamento precoce, i primi 6 pazienti nostri erano tutti intubati. Il trattamento precoce, cioè del paziente critico prima di andare in terapia intensiva e essere intubato, potrebbe essere il paziente ideale, e quindi questo insomma ci fa ben sperare. Quindi ci dà un dato numerico definitivo su quanti pazienti è stata applicata la terapia e con che risultati? Il dato numerico assoluto non ce l'ho, le posso dire solo una cosa, che l'azienda che produce il tocilizumab, perché lo ha messo a disposizione gratuitamente, ieri aveva distribuito 600 trattamenti. Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni del primo ministro inglese Boris Johnson, ma lei come giudica l'idea del Regno Unito di puntare a un'immunità di gregge, soprattutto in considerazione del fatto che c'è un farmaco che comunque è capace di contrastare in maniera significativa l'infezione polmonare? Tenga presente che è una dichiarazione scioccante dal mio punto di vista. Noi dobbiamo imparare da quello che hanno fatto i cinesi. I cinesi hanno avuto dei risultati importanti con le azioni che stiamo facendo noi adesso, con isolamento contenitivo. A Wuhan qualche giorno fa c'erano 10 casi e non erano nemmeno molto gravi, anzi erano, diciamo, abbastanza casi tranquilli. Ritengo che quella sia la strada giusta, sicuramente non quella dell'immunità di gregge. Perfetto.